Quest'oggi andiamo a caccia di mamme. No, non sono impazzito e né voi avete sbagliato piattaforma, anche se qui da me l'orario più o meno è quello, per cui... E questo non è un video sponsorizzato, giusto? Ebbene, oggi possiamo finalmente parlarvi di una cosa in particolare, che avrete già capito, visto che sicuramente non saremo gli unici a uscire con un video di questo tipo in questo momento preciso, e in generale nelle settimane scorse si è fatto un gran chiacchierare di Intel di decima generazione! E quindi siamo qui per parlarne, ma non propriamente di Intel, perché non parleremo delle CPU, ma di quello che ci sta sotto. Quindi vi presento dalla mia parte la ROG Maximus 12 Extreme. E dalla mia la MAG Z490 Tomahawk. È un po' grossa. Quello che possiamo farvi vedere oggi letteralmente è solo questo. La scatola. No, scherzo, adesso vi facciamo vedere anche la scheda. Però di base possiamo parlarvi solo in maniera sommaria delle schede. Quindi quello che vi farò vedere io letteralmente oggi è come sono fatte queste due schede. In particolare l'Extreme la conoscete bene perché, diciamo, fa parte... Mi sembra un rapper americano. Fa parte della lineup ed è probabilmente il flagship per quanto riguarda Republic of Gamer. Ma anche dall'altra parte la conoscete benissimo la scheda. Beh, sono abbastanza sicuro che neanche la Tomahawk abbia bisogno di presentazioni, no? Quindi questo non sarà un video lungo, ve lo già anticipo. Andiamo ad aprire, a scoperchiare la scatola delle meraviglie. Questa Z490 ROG Maximus 12 Extreme, e più epiteti non potevano mettercene ovviamente, è in assoluto l'eccellenza. E come vedete, messa di fianco a me fa un po' paura perché è extended ATX, è più larga di una ATX standard. Infatti è il formato più grande che potreste trovare di schede madri in questo momento. Consumer, ovviamente. Mettiamola un attimo di qua e vediamo che altro c'è dentro la scatola. Veramente? La ventola del chipset. Cavi infiniti. Un praticissimo portachiavi Republic of Gamers. No, ragazzi. Cosa vuol dire questo? Ma tutto ciò è meraviglioso, definitivo. Mamma Asus, se al rientro della scheda non trovi più il cacciavite, non dare la colpa a me. Io non l'ho visto. La nostra sempre pratica pinna di squalo da attaccare ovviamente al retro della scheda madre all'attacco delle antenne per il wifi. Gli adesivi. La pendrive con dentro i driver. Mi dispiace che queste cose siano solo nelle schede di fascia alta, perché sono delle chicche veramente che, non so, io personalmente apprezzo moltissimo. Dopodiché mi sono tagliato una scheda di espansione delle ventole addirittura all'interno. E poi c'è lui. Lui è un adattatore che va nello slot che avete visto e vi faccio vedere anche di nuovo tra poco, a fianco alle RAM, quindi quello slot di espansione che in questo caso è pensato per i dischi Gen 4. C'è proprio scritto. E che contiene, può contenere, chiaramente non li contiene già di base, dischi ovviamente NVMe, quindi è fatto apposta con due slot, tutta questa struttura, tutto questo popolo di roba sono anche dissipati, quindi include già dei pad termici al suo interno e ovviamente tutto il corpo serve a dissipare i due dischi che ci si mette dentro, proprio per aggiungere due espansioni in connessione ultra rapida, perché lo slot è fatto apposta, quello a fianco alle RAM, alla già grande dotazione della scheda. E tu invece che cos'hai lì dentro? Invece nella mia, scusa Lucky, ovviamente il contenuto è leggermente più scarno. Sembra attrezzata non male anche la mia. Vediamo che c'è dentro. Ovviamente la fascia della Tomahawk è tutta un'altra, quindi non aspettatevi lo stesso contenuto, chiaramente, ma non aspettatevi neanche lo stesso prezzo. Un libretto illustrativo. Ah! E parlando di chicche immancabili, il bollino affidabilità di MSI. Disco di installazione driver, un paio di cavi SATA, giustamente. Le viti per gli M2. Ah, qui abbiamo anche un libretto di istruzioni per i nuovi dissipatori. O meglio, per il montaggio e l'applicazione dei processori nel socket. E l'immancabile libretto di istruzioni, chiaramente. Fondamentale, ragazzi. L'unico libretto di istruzioni che dovete tenere come il sacro graal. Essendo brutalmente più economica rispetto alla Extreme di ROG, ovviamente anche il contenuto è più contenuto.
La Maximus ovviamente rappresenta appunto l'eccellenza per quanto riguarda sia il gaming sia l'overclock in tutto e per tutto. In primis quello che salta chiaramente all'occhio è il blocco, tutto il blocco dissipante, perché tutto questo, questa parte estesa, questa parte superiore e ovviamente anche il blocco relativo agli M2 serve tutto per dissipare. Ritroviamo anche una cosa che abbiamo già visto in passato su schede madri di questo livello anche, ovvero uno schermettino di notifica che probabilmente verrà utilizzato. Io al momento non l'ho ancora visto acceso, però molto probabilmente verrà utilizzato uno per tipo debug LED, quindi con tutti i problemi che possono verificarsi verranno notificati anche tramite il display, e due probabilmente ci si potrà mettere anche o girerà molto probabilmente anche il logo Republic of Gamer, se tanto mi dà tanto. Io vi giuro, mi sto facendo i muscoli a tenerla così. E la sto tenendo così di proposito perché anche il dietro è interessante. Vi ricorda niente? Sì, c'ha un backplate e bello tosto anche. Monta 16 fasi di alimentazione e oltre a tutto quello che avete già visto, quindi gli heatsink sviluppati sia nella parte di dissipazione chiaramente del affianco al socket, sia superiore per le fasi di alimentazione, in generale tutta la componentistica elettronica della scheda, anche tutto chiaramente, come detto, un sistema dissipante che copre tutto il body della scheda, sia fronte che retro. Volevo farvi vedere, poi glielo fai vedere anche tu, sì, che il socket cambia. Lo vedete il socket? Se vi ricordate, nelle generazioni precedenti aveva due scanalature nella parte superiore che andavano a fare incastrare i vari processori. In questa generazione non c'è, e se tanto mi dà tanto è possibile che queste rimarranno compatibili anche con la futura generazione di processori Intel, ma ne parleremo meglio anche nei prossimi video. Come detto, caratteristiche sia in overclock sia di network, ovviamente perché c'è anche il Game First implementato di nuova generazione su questa e su quelle nuove, diciamo, della serie ROG, oltre a una connettività chiaramente aggiornata al top, quindi comprensiva anche di Wi-Fi 6, di Bluetooth 5.1, compreso il 2.5G Ethernet di Intel e il 10 Gigabit. In più, come vedete, una quantità di porte davvero non indifferente. Davvero una bestia senza senso, che approfondiremo anche meglio nelle prossime settimane. Cioè, guardate le dimensioni dell'heatpipe che fa il giro tutto lungo l'impianto di dissipazione, guardatela qua. Da questa parte invece abbiamo il classico Best Buy, quindi quello che ricopre solitamente la fascia media, medio-alta, trattandosi comunque di chipset Z490, con tutto quello che si può volere comunque dal chipset a livello di specifiche connettività. Una buona gestione anche per quanto riguarda le fasi di alimentazione, perché anche qui non avremo magari 16 fasi reali, però anche questa Tomahawk si difende a dovere. Ritroviamo anche in questo caso un signor dissipatore, comunque, considerando appunto la fascia di prezzo che dovrebbe ricoprire, a dissipare chiaramente tutta la parte affiancata al socket, quindi quella riguardante le fasi e l'elettronica in generale. MSI tratta le sue schede sempre per eccellenza, quindi il PCB, come abbiamo già imparato a conoscere, è fatto a 6 layer, quindi 6 strati di PCB per rafforzare e, diciamo, dare più stabilità anche ai collegamenti elettronici per quanto riguarda i VRM e tutto il resto. Io sto toccacciando la scheda chiaramente come se niente fosse. Perdiamo alcune delle specifiche dedicate alle schede prettamente da overclock, come ad esempio la gestione dell'alimentazione, dell'accensione, spegnimento e reset direttamente on board, un display LED chiaramente che qui non ritroviamo come nella Extreme Republic of Gamers. Pagliaccio. E quella che abbiamo imparato ormai ad avere sulle schede MSI di fascia alta, quindi il sistema di game boost, di overclock automatico, diciamo per livelli, implementato direttamente on board, che molto probabilmente vedremo su schede di fascia di prezzo più elevata rispetto a questa Tomahawk. Ma non perdiamo la maggior parte della connettività relativa a questo chipset. E non è niente male neanche la dotazione di porte. Come vedete, chiaramente non c'è l'attacco per le antenne, per un'antenna Wi-Fi inclusa, ma c'è comunque la presenza della Dual LAN qui, quindi una Gigabit Ethernet per il LAN Manager e la 2.5G di Intel che abbiamo visto anche sull'altra scheda. Un buon quantitativo di porte di mix in generale, compresa una in standard C, la maschera già montata, come vedete l'IO Shield già montato, una copertura in alluminio per quanto riguarda l'heatsink, chiaramente che serve a dissipare la nostra scheda, il nostro chipset.
Ah, e la cosa più importante, che è l'unica cosa che importa a tutti quanti, ci sono i LED. Ovviamente stiamo sempre parlando del chipset Z, quindi tutte le schede del chipset Z sono chiaramente pensate lato Intel per anche sfruttare l'overclock e poter andare a boostare ulteriormente tutti i processori con moltiplicatore sbloccato, quindi tutti i K. Quindi anche se mancano tutte le figherie dedicate alle schede che solitamente passano i 300-400 euro di costo, non vi preoccupate, potete fare overclock anche con la Tomahawk e risparmiando. Vi faccio vedere anch'io il socket, visto che comunque è una cosa nuova. Lo senti? C'è area di cambiamenti. Questa io so già che finirà in tante configurazioni nei prossimi mesi. Non ho volutamente approfondito il discorso relativo a tutte le feature, a tutte le specifiche di queste due schede, proprio perché uno ne parleremo nelle prossime settimane in maniera più approfondita e quando potremo dirvi anche di più in modo più anche concreto, quindi con test, benchmark e semplicemente un'analisi più completa. E due, non volevo che il video diventasse un elenco puntato di mille specifiche tecniche, ma appunto qualcosa di un po' più divertente, un po' più mordi e fuggi anche per voi. Quindi fatemi sapere assolutamente che cosa ne pensate di queste nuove Z490. Noi, come detto, approfondiremo sicuramente il discorso nelle prossime settimane, parlandovi anche di prestazioni. Ovviamente ricordatevi di lasciare like al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale, attivare la campanella e noi ci vediamo nei prossimi giorni. Ancora domani tocca a Davide e nelle prossime settimane per riapprofondire il discorso. Alla prossima, saluta Lucky.